Ho già fatto un po' di strada oggi, in questo secondo giorno. Di secondo giorno di viaggio, sono partito prestissimo alle 4, ragazzi. Adesso sono le 5 per evitare la canicola, visto che comunque abbiamo tanti chilometri da fare oggi. Sono più di 800. Adesso poi vedrò se farne qualcuno di più già o fermarmi, diciamo, a confine con la Danimarca. E oggi tutta tappa autostradale Tetesken Autobahn, quindi siamo di domenica e oggi, ragazzi, non dovremmo incontrare tantissimo traffico, speriamo. Faremo tutta la A7 in pratica fino a Flensburg e fino in Danimarca. Poi, diciamo, devo ancora decidere se fermarmi a Flensburg o proseguire ancora un attimo. Vediamo il da farsi nel mentre. Comunque, dai, già prima giornata abbastanza intensa. Tra campeggi chiusi, eccetera, quindi cercherò di anticipare i tempi fin dove possibile e andare molto più spedito, cioè spedito no, però cercare di appunto partire presto per arrivare in un orario decente e trovare le cose aperte. Molto lunga, arrivo previsto per le 2, sono partito alle 4, quindi sono 10 ore di moto. Poi qua la Germania, va bene che ci sono le autostrade senza limiti, però guardate qua, lavori su lavori su lavori, quindi vabbè, aria ancora frizzantina, sono le 8:20 adesso. Ancora un 5 ore di navigazione, 5 ore di viaggio. Destinazione, volevo arrivare a Flensburgo, però faccio un pezzettino in più e arrivo in Danimarca. Ho messo un campeggio come destinazione, sperando di trovare aperto oggi. Salerno, Reggio Calabria, ragazzi, è un lavoro unico sta autostrada, la A7, tutto un lavoro in corso, ma va, e che fa. Burgo, guardate qua che spettacolo, grandissimo, grandissimo, enorme, sacco di navi, MSC, enorme, una cosa gigantesca, vedi, è il porto più grande d'Europa, il porto di Amburgo. Enorme, enorme, ragazzi. È enorme. Mantenere la sinistra. Ragazzi, Danimarca, 1 chilometro. Stiamo arrivando. Altro
Altro stato, ragazzi. Denmark. Danimarca! Danimarca! Sì, è un altro mondo. Piste ciclabili come si deve. Case spettacolari, belle. Davvero molto molto bello. Adesso andiamo. Che case caratteristiche, tipiche. Allora, se non mi sbaglio, che il cambio è, la benzina qua dovrebbe essere 1,5. Spettacolo! C'è proprio tipiche della zona. So qua dovrebbe esserci un po' di camping. Niente ragazzi, purtroppo mi piange il cuore, ma devo tornare a casa perché è successo un fattaccio. Mi è sparito il cellulare, nel senso, o mi è stato rubato o l'ho perso e me l'hanno rubato, quindi ragazzi, è capitato. Purtroppo tornerò a casa, ci impiegherò un paio di giorni a tornare. Vi farò vedere magari qualche cosa. E niente, adesso vedo, appena riesco a recuperare un po' le storie, magari poi ragazzi almeno andremo a fare l'eroica. Prendo spunto da questa cosa per fare altro. Però davvero mi dispiace non essere riuscito a fare questa cosa qua, non che non voglia farlo, ma purtroppo è successa questa cosa qua, mi dispiace, mi piange veramente il cuore, guardate. Da quando, in pratica è stato proprio 5 minuti stavo lì a fare le foto, perché da meno, la cosa fortunata che avevo il PC, il portatile dietro, quindi sono riuscito a bloccare un po' di roba, però tutte le altre cose, devo andare a rifare la SIM, tutte queste cose qua, quindi sarà un po' lunga, però penso che vi porterò dei video interessanti comunque, quindi ragazzi mi dispiace, vedremo se riusciremo a recuperare l'anno prossimo il viaggio a Capo Nord, visto che ormai più o meno ho capito l'andazzo. Sicuramente non corro, perché sono 1300 km in un giorno, non ce la farei mai, e quindi faccio 700 almeno, mi rilascio anche un po', visto che sono in ferie. Comunque appena torno poi cercherò di fare in fretta per recuperare il tutto, e niente, alla prossima. Eccoci, buongiorno ragazzi. Adesso tentativo disperato alla dogana. Ci sono stato anche ieri perché l'ho perso in quella zona, magari l'ha riportato indietro. Che poi ieri sera ho provato a geolocalizzarlo, così, a parte che l'ho bloccato tutto, comunque
ho provato a geolocalizzarlo ed era in movimento, stava ritornando indietro verso la dogana. Quindi magari speriamo nel miracolo. E proviamo a vedere. Se qualcuno l'ha riportato alla dogana. E niente ragazzi, ci ho provato anche in dogana, non c'avevano niente, era l'ultima spiaggia. Ho provato anche ieri, ma non c'avevano un cavolo. E niente, ci ritorno verso casa, farò una tappa a metà circuito, a metà percorso, ovvero tornerò, mi fermerò stanotte a Francoforte e poi domani sarò a casa e bloccherò il tutto. Eccoci ragazzi, Francoforte. Già che ci siamo vado a visitare un po' il centro, già ho visitato questa zona qua dove c'è l'albergo e non è raccomandabile, è zona luci rosse, però c'è in giro un sacco di drogati ragazzi, un sacco. Adesso magari vedo, prendo la metro o prendo un taxi e mi faccio portare davanti al Duomo, così vi faccio vedere un po' Francoforte. Comunque questa zona, io sono in Karlstrasse, non raccomandabile. Beh, devo dire che questa zona invece merita tantissimo, merita tanto ragazzi, non so che video uscirà, però nei casini più totali, no vabbè, nei casini no, però sto ancora pensando al cellulare, quindi guardate qua che bello. Ah, molto molto bello. Fiume meno ragazzi. Andate, bello. Là c'è il Duomo. Lì ci dovrebbe essere un altro Duomo. Guarda quanti Duomi ci sono. Molto bello. Questa zona antica, questa zona antica ragazzi, me gusta too much. Invece il resto della città no, però il centro bello. Comunque ho notato che in questa città c'è molto stacco tra la zona vecchia e le zone nuove, perché ci sono anche tipo grattacieli e tutto, quindi è abbastanza inomogenea come città, perché c'è proprio stacco netto tra parte vecchia e parte nuova, e poi c'è una parte davvero degradata lì vicino dove c'è l'albergo appunto che se fosse tenuta un po' meglio penso sia anche più gradevole come situazione, però